ragazzi, X-Varete, bentornati sul mio canale. Oggi siamo su Code 4. Spero di giocare bene, anche perché vengo da due partite con ratio 2.71 3. Quindi diciamo che arrivo da due buone partite. Mamma mia, una delle cose strafighe di questo gioco sono le accoltellate. Le accoltellate sono troppo fighe. Cioè tu sciotti con una accoltellata. Chi è che mi ha sparato? Chi ha usato? No, sto morendo. Muoio. Ok, sì, dai che abbiamo fatto una giocata decente, finalmente. Allora, com'è che mi sto trovando su questo gioco? Allora, mi sto trovando davvero bene, anche perché come stile di vecchi COD a me piace un botto. Perché ho ripreso appunto a giocare a COD Ghost da poco, perché l'avevo preso a Games Week e anche quello mi è piaciuto. Però devo dire la verità, sul PS3 non mi era piaciuto particolarmente. Però boh, l'importante è che adesso mi piaccia e che ho conosciuto davvero l'essenza di quel gioco fantastico, almeno a mio parere. So che è molto criticato da tutti, ma a me non me ne frega un cazzo. L'importante è che a me piaccia. Questo boh è invisibile. Ok, c'è il cecchino. Ma stranamente siamo riusciti a prenderlo, che era pure in head glitch. So che non si vedrà quasi niente perché i colori di questo gioco appunto non illuminano abbastanza. No! Perché l'ha lisciato, Cristo santo? Vabbè, era leggermente lontano. Comunque stavo dicendo che i colori di questo gioco non sono particolarmente accesi, quindi non si vedrà molto la mia faccia, ma sti cazzi, non me ne frega. Anche perché quando cambierò casa, se la cambierò, probabilmente la cambierò, non l'ho mai detto, spoiler, attenzione. Quindi cambierò pure postazione, mi metterò davanti a una finestra con la scrivania, con tutta la postazione. Poi magari farò anche un video. Adesso devo vedere un po', che perché il video della postazione è uscito abbastanza recentemente, più o meno, però comunque ci devo pensare ancora bene. Eccoci qui con la seconda partita del giorno. Mi scuso per la visibilità, che è una merda, lo so. Anche sua madre una merda, ci scusiamo per l'inconveniente. Stiamo facendo 2-4, male. Siamo in negativo, male. Ci stanno ammazzando, male. E alla fine ci hanno ammazzato. Ammazziamo quel tizio? Non ammazziamo quel tizio. Qua non è spawnato nessuno. Non c'è nessuno, ok, andiamo di là. Però di là è il nostro spawn. I misteri della vita, guarda quello che cercava di ammazzare i nostri. Probabilmente non moriremo. Stava coltellando, non andava il tasto, Cristo. No, ho lanciato un qualcosa a caso, aiutatemi, ho dei problemi. Forse è su, è su, non mi ammazzate. Infatti era su. Non mi ammazzate. Cosa sto combinando? Abbiamo l'elicottero dalla nostra parte. Ciò vuol dire che mi devo grattare il braccio. Comunque ho notato, ragazzi, che l'M4 è troppo forte. Cioè è devastante, è troppo forte. Io vi consiglio assolutamente di provare quest'arma, perché è davvero tanta roba. Sì, dai che la coltelliamo. Umiliazione per lui. Abbiamo il radar. Ok, quindi vuol dire che siamo in feed anche di poco. Però lo siamo. Ho parlato. Vabbè, mi devo tranquillizzare. Devo portare un bel risultato. Perché cazzo, voglio far vedere che per una volta so giocare, per una volta, solo una però, poi basta. Mamma mia, no, io vi voglio bene. Non vi voglio più bene, però se fate così, davvero, io vi odio. Minchia, lo scacco matto vi faccio, cioè, peggio dell'asilo, Attenti, non mettetevi contro me e lo scacco matto. Cristo, ti hanno visto camperare, perché tu non sai giocare. X-Factor per me, solo X-Factor. Se vi è piaciuto il video, ricordo di mettere like, commentare, iscriversi su Telegram e passare sul link in descrizione, sul. Passate appunto nel link in descrizione, perché è il link del canale del mio grafico, che è molto bravo e vi assicuro che porta anche dei bei video. Quindi passateci e iscrivetevi, link in descrizione.